tutti e benvenuti a Body Health and Lifestyle, la prima rubrica creata da Calcio Femminile Italiano in collaborazione con fisioterapisti e biologi nutrizionisti per sostenere questo meraviglioso sport che è il calcio femminile. Io sono Paola Prosperi, sono biologa nutrizionista, ho una laurea magistrale in biologia, a seguito della quale ho conseguito un master in nutrizione umana e nutrizione applicata alle patologie. Oggi io sono qui per parlarvi di cosa mangiare, cosa è meglio mangiare prima e dopo un allenamento di calcio, appunto. Siete curiosi? Bene, andiamo a scoprirlo insieme. Allora, parliamo delle tre regole fondamentali che ci sono da rispettare per un buon pasto pre-allenamento. Innanzitutto la prima è non mangiare troppo a ridosso dell'inizio dell'allenamento. Io consiglio di mangiare sempre almeno un paio d'ore prima che questo inizi, che sia uno spuntino oppure un pasto completo. Questo dipenderà poi ovviamente dall'ora in cui andremo a fare l'allenamento. Poi la seconda regola è quella di non scegliere cibi troppo grassi, quindi evitare fritture o cibi particolarmente unti, sughi molto particolari. E la terza, che è quella forse anche più importante, è quella di scegliere carboidrati a basso indice glicemico. I carboidrati devono essere sicuramente protagonisti di questo pasto pre-allenamento, in quanto sono la nostra benzina. La scelta di quelli a basso indice glicemico ci aiuta a modulare l'energia, in quanto il rilascio di energia con questo tipo di carboidrati è più lento, quindi l'avremo a disposizione poi per tutto l'allenamento. Quelli ad alto indice glicemico invece inducono un rilascio massiccio di insulina, diciamo nell'immediato, e quindi io poi durante l'allenamento dovrò andare a intaccare le mie riserve che verranno svuotate, le mie riserve di zuccheri. Quindi appunto questa scelta, diciamo, non è molto buona. Quelli a basso indice glicemico sono i carboidrati integrali. Per cui possiamo scegliere, allora, alcuni esempi a seconda del momento in cui ci andiamo ad allenare. Se io mi alleno ad esempio il pomeriggio, tardo pomeriggio 6:30, 7, farò una merenda un paio d'ore prima, quindi 4:30, 4:30, in cui andrò a scegliere per esempio uno yogurt greco con dei cereali integrali, oppure una fetta di pane integrale o di segale con un po' di parmigiano oppure con qualche fetta di bresaola o prosciutto. Questo dipende poi anche dai gusti. Se invece il mio pasto preallenamento è il pranzo, perché poi vado ad allenarmi intorno alle 3-4 di pomeriggio, farò il mio pasto completo, dove il protagonista sarà sempre il carboidrato integrale. Quindi potrà essere della pasta integrale, del riso integrale, ma perché no anche del farro, dei cereali integrali, ai quali accosterò un buon sugo semplice di verdura e comunque una parte proteica, ricordandomi sempre che il protagonista è la parte di carboidrato, senza però andare a tralasciare anche una certa quantità di fonte proteica. Poi, per quanto riguarda invece il dopo allenamento, anche qui ci sono delle piccole differenze a seconda del momento in cui andiamo ad allenarci. Vediamo un attimo. Innanzitutto, per un post allenamento dovrò introdurre uno spuntino a base, in questo caso proteica maggiormente, in quanto vado a ricostruirmi la mia parte di muscolo. Anche qui comunque ci dovrà essere una parte di carboidrati che mi ricostruirà anche le mie riserve energetiche. Per cui magari se mi sono allenato il pomeriggio, torno a casa verso le 6:30, 7, e quindi ancora non è ora di cena, io potrò farmi un piccolo spuntino e magari mangiare una fettina di pane integrale con un pochino di parmigiano, ad esempio. Puntare sempre su queste cosine qui, stando abbastanza leggeri, perché poi andrò a cenare e farò un pasto completo. Se invece io mi alleno in un'ora tarda, torno e dovrò fare la cena, la cosa importante sarà fare la mia cena completa, facendo magari una maggiore attenzione ad avere quella parte proteica leggermente superiore magari a quello che farei solitamente.
Queste sono, diciamo, un po' le linee guida generali per quanto riguarda l'alimentazione pre e post allenamento. Per cui, in conclusione, ci tengo a sottolineare che la cosa principale è seguire le tre regole fondamentali che vi ho detto all'inizio per essere sicuri di avere l'energia giusta durante gli allenamenti. Il mio consiglio è quello di ricordarsi sempre che i carboidrati sono il nostro carburante principale, quindi assolutamente rendiamoli protagonisti dei nostri pasti. Seguite tutti il canale YouTube di Calcio Femminile Italiano e vi aspetto per il prossimo video. Nell'attesa vi ringrazio tutti per avermi seguito e vi mando un grande saluto.